Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui da Alessio su Dinamo. Ora giocherei con la Svizzera, stiamo sbroccando, stiamo diventando sempre più potenti. Come vedete, il nostro esercito è composto praticamente da solo mercenari, a parte un gruppo da 10 qui, che tra poco dismetteremo praticamente, perché sti 8 in realtà li stiamo pagando. 22 per 8, famo che so per 10, quindi è come se stiamo a pagare 2 e 2. Per 8 cristiani, voi guardate qua che praticamente 2 e 2. So 22 mercenari. Ragazzi, alla fine ti conviene che butti tutto quell'esercito e te tieni tipo questi qua. Probabilmente l'Independent Army a un certo punto lo pio che comincia a averci un numero di cannoni decente. Allora, cosa stiamo facendo? Abbiamo appena preso il Baden come vassallo. Il Baden, insomma, sta impicciato, sta con tutti gli alleati marci, tra cui il Brandeburgo che ci ha dato una caterba di soldi. Ci mancano pochissimi workshop per avere workshop in tutto il paese. Cioè, ecco, ragazzi, stiamo veramente volando a livello economico. Abbassiamo dove possiamo la cosa, ok, l'autonomia, così i soldi arrivano sempre meglio. E raga, stiamo a fare i soldi potenti qui, eh. Production stiamo a 8, il trade è ancora basso perché il trade all'inizio è così che funziona. Ma insomma, stiamo migliorando sempre di più. Allora, intanto stiamo per annettere il Monferrato. La prossima cosa che dobbiamo fare è attaccare il Wurttemberg. Più o meno per prendere il Baden abbiamo preso 17 di aggressive expansion per 16 di sviluppo. Questo ce n'ha di più, meno male che ho controllato. Questo c'ha 22, quindi questo secondo me dà 20 di aggressive expansion. 20 di aggressive expansion vorrebbe dire che prende ci vogliono 3 anni per non farsi fare una coalizione dei tedeschi, ok? De solo questi qua in realtà. De solo questi qua. Manco tutti. Io penso che Wurttemberg me lo posso bere, quindi mo ce lo beviamo. Togliamo Strasburg. Quindi mettiamo una provincia a caso, non chiamo nessuno, pure perché tanto nessuno ce vuole venire. Tanto ce la faccio tranquillamente. Devo attaccare Mulhouse e fa cagare, no? Norimberga, il Palatinato e Mainz. Insomma, sono tutti statali staccati. Che non sono un problema per le nostre truppe balorde. Quindi questo lo mandiamo qui. Questo lo mandiamo insieme a un altro amico qua. E sti 10 lo mandiamo direttamente al Palatinato, insomma. Molto bene, molto bene. Qui i nostri vassalli si stanno ammenati. Hanno preso le botte, proprio una quantità di botte assurda hanno preso, ragazzi. Posso supportare il clero oppure il filosofer. Quindi ok, supportiamo il filosofer. Ho sconto la tecnologia. Purtroppo, però, era 200 punti amministrativi. L'avevamo pagato quel punto di stabilità. Portaci i vostri. Ok, qui abbiamo quanti. Mamma mia, zii! Mamma mia, zii! Mamma mia, zii, la Svizzera! Mamma mia, zii! Ok, quindi qui. Palatinato, che in realtà c'è un pezzo staccato, io facciamo un full occupied scandaloso. C'è un pezzo staccato, quindi no, però so. Mamma mia, zii, la Svizzera! Un wipeout clamoroso, proprio. Qualcuno osa affittare mercenari mentre io sono la Svizzera? Ok, la coalizione. Ma guarda che coalizione, zii. Cioè, se ci metto 2 anni, c'è manco questa. Cioè, sto a fa come cazzo mi pare, calcola, sì. Ok, ho finalmente integrato il Monferrato. Quindi il Monferrato mi fa il primo state del Piemonte, ragazzi. E dov'è l'esercitino del Monferrato? Eccolo. Quindi, allora, la cavalleria la butto. No, non la butto ancora. Vabbè, clicca questo. Senti, qui abbiamo uno che gira sugli alleati e uno che gira sulle outrage of the countries. Va bene, tiè. Quindi io con questi due vado a ammazzare questi 6.000 mercenari che hanno affittato. Tiè, ma andiamo a spiegargli a Nassau come funzionano i mercenari. Ecco qui. Ragazzi, eccoli qui. Non gli faccio il wipeout in realtà. Cioè, contro quell'altro sì, ma contro questi no. Ok, andiamo da Mainz. Qui Wurttemberg ha rifatto un cristiano. Senti, comunque qua il Baden dobbiamo fargli aggressivo.
No, tutti aggressivi ho messi così. Volevo solo. Vabbè, senti, tutti aggressivi, va benissimo in realtà. Posso finire le idee, quindi. Infantry Combat Ability in altro 10%. Ragazzi, cominciamo con praticamente 20% di Infantry Combat Ability e 20% di danno in più alla fanteria. In più c'è sta pure la disciplina che se non sbaglio è un moltiplicatore di quanti cristiani nemici muoiono, che è apparente come se fossero danni, ma insomma va bene lo stesso. In realtà vanno bene tutte insieme, li uso a tutte, non è che ne puoi scegliere una sì e una no. Ok, comunque qua i workshop ci stanno dappertutto, ecco, raga. Ma che lo sto facendo una quantità di soldi assurda. Ok, si sono bevuti l'esercito di Wuttenberg che stava qua. Qui qualcuno sta arrivando all'esercito piano piano e tra poco mi attaccheranno dentro a sto forte, purtroppo. Mulaus purtroppo non è l'obiettivo di guerra, quindi se lo passo a Lizzo o se lo do a qualcuno mi menano. Io 14, 16, 16. 16. 10 di Infantry Ghost e Cavalry Ghost, ma peccato che non sto addestrando nessuno. Ok, qui ci stiamo bevendo anche Ingolstadt. No, non è vero. No, no, questo non c'entra proprio niente. Me lo sono inventato, non c'entra niente. Mo' a Mainz, spieghiamo come funziona. Sto facendo 11 al mese. Di cui solo uno e mezzo è dalle riparazioni di guerra, e di cui quasi due sono dalle città occupate e nemiche, quindi questa è tutta economia mia che è sbloccata. Mainz e Stuttgart li abbiamo presi, quindi questo va qui, non ci può ancora andare perché c'è un forte maledetto. Oh, questo c'ha un generale a 3 stellone, 6 fire, 4 shock, 5 manovre e 2 di assedio. Cioè, che schifo, calcola, sì, che schifo la Svizzera. Cioè, come se giocavo l'impero ottomano in miniatura, calcola. Ma questa è una figata. Un livello 2 che costa la metà e mi dà uno sconto alla stabilità. Why not? Lo mettiamo di corsa. Ebreo, svizzero. È morto l'advisor livello 3 che costava la metà. Questa è una tragedia. Questa è veramente una tragedia. Ci mettiamo il disciplina. Che almeno, insomma, si vola. Se qui casca questa cosa, a proposito, Mainz probabilmente lo posso buttare fuori dalla guerra perché c'ha due province. Quindi, War Reparation, Trade Power, me dai soldi, me dai soldi. Ok, eccolo qui. Quindi, Mainz se n'è andato. Mo' tra poco posso buttare fuori anche il Palatinato. Qua la mia marca di Ferrara attacca il nemico di Norimberga e prende le botte. E prende le botte, non è che non le prende, ragazzi. Quindi decisioni così. Ma che gli hanno fatto? Ah no, ecco. Mulaus è invincibile, non può più essere preso, calcola. Da che era partito che se lo stavamo a bere, mo. Qui hanno attaccato in montagna, ma purtroppo sono troppi. Il Palatinato quasi ci lascia, eh. Pure il Palatinato ci fanno da un bel po' di soldi. Senti, raga, mi sa che il Mulaus è la fine pio. Sono matto. Allora, Palatinato c'è un altro castello, però non mi fate perdere tempo a andarlo a pià. Quindi, se mi dai i soldi, mi dà già. Quanto mi dà? 70. Ma guarda, ci parcheggio solo l'esercito sopra. Senza che faccio tutto l'assedio. In linea teorica già si dovrebbero arrendere. Forse ammazzo pure qualcuno per strada. Qua, vedi, qualcuno ha acciaccato per strada. Come matti miei perché c'ho un bonus a velocità di movimento. Quindi corrono come pazzi, proprio come folli assassini. Ecco qui, ho ammazzato un altro. L'esercito di Norimberga è morto, quindi giusto che visto che ci sei, vai a Norimberga. Allora, il Palatinato, io ho pure occupato l'ultimo coso, come sai che mi dà tutti i soldi. Ok, perfetto, il Palatinato se ne va. E faccio pure l'ultimo workshop. Cioè, tutti i workshop, sì. Pure quando fanno schifo ce l'ho. Ok, quindi questo va qua, poi torna indietro a Norimberga. Questo a Norimberga ha deciso di non andarci più. Norimberga e Mulaus, ok. Mulaus però io lo do a Strasburgo. E Strasburgo mi ha servito fedelmente, io lo do a Strasburgo. Perché non posso far core probabilmente, quindi. Non mi fido, è un claim, quindi lo potrei prendere io, ma secondo me non posso farci il core. Quindi facciamo a un subject.
Norimberga, insomma, non c'ha più l'esercito, mo se fanno pure da lui, dacci i soldi proprio potenti. Qua posso fare una tech, in tech amministrativa, ok. C'ho una marea di punti. Mo non è più sbilanciata la situazione perché c'ho 666 come cristiano. Ok, senti, mo che c'ho lo sconto alla stabilità, posso finalmente fare questo ragazzo. E ritorno così. E c'ho i punti del Papa per fare il terzo punto stabilità. Cioè, è incredibile, ecco. Allora, Mulaus è un claim del Baden, quindi forse prendiamo meno aggressive expansion. 16. No, è sempre assai. 20 soldi. Ok. Ok. No, ho sbagliato. Io ho dato al Baden. Vabbè. È uguale. Ok, mo sto esercito posso buttare. Qui ho finito di fare i workshop. Potrei cominciare a fare le carte house. I mercati. Oppure qualche chiesina tattica. Allora, considerando che piano piano se ripagano le chiese, soprattutto se le fai almeno a costo 0,10, insomma non è male se ne facciamo qualcuna. Senti, mo, quindi, che succede? Oh, mo, comincia già a diventare più interessante la situazione. Fino a Venezia nessuno mi dice niente, perché passerà almeno un anno. Ecco, Monaco, Trento, Asburgo, li devo buttare fuori. Monaco, Trento e Asburgo. Poi ci sarà Memmingen e Costanza da buttare fuori. Gli altri non si può. Quindi, già mi sono scordati, cacco. Aspetta, fammo tornare a casa questi. Trento, Monaco e Augsburg. Quindi Trento. Posso pure vassallizzare Trento se volessi. Trento, Monaco e Augsburg. E Augsburg è maledetto, cacco. Però alleato dell'Austria. Ok, questi si beccano tutti i 60 d'amicizia. Questi non li vediamo più. Senti, ma c'ho da fare per caso una cosa? Senti, ma perché non abbassiamo la War Exhaustion? Che alla fine c'erano almeno due pieni di War Exhaustion. Sono un po' di questi punti diplomatici, non sto usando da nessuna parte perché le idee diplomatiche non le ho ancora sbloccate. Sto facendo solo idee militari e amministrative per adesso. E continuerò probabilmente così per un altro bel po', perché in realtà c'era un altro bonus che volevo sfruttare, che è con le idee economiche. Vediamo dove sono le idee economiche. 15 le tasse e 100% condottieri. Allora, in realtà i condottieri non li sto mai usando, quindi boh, converrà. Però le idee economiche sono forti in culo, perché sono forti in culo. Sono forti in culo. Sono forti in culo. 10 goods produced, sono forti in culo. Se non vedo le idee del trade, non so se si potranno, magari, se magari sono meglio. È arrivato un vero uomo del rinascimento. Un livello 3 che costa la metà e mi porta pure 50. Leonardo da Vinci. È Leonardo da Vinci proprio. Ok, è arrivato Leonardo da Vinci. E lo mettiamo. Che fai? Non lo metti Leonardo da Vinci? Mi porta pure 50 punti in tutto. È matto Leonardo da Vinci, cacco. Senti, ma qualcosa da sviluppare? Ecco, tipo Ginevra, qui non sarebbe male se gli faccio un paio di punti di tasse. Qui pure un paio di punti di tasse, e pure a Vallese un paio di punti di tasse. Quindi con questa cosa avrei dovuto pure togliere terra, sto a 39. Ho vinto la serie di Norimberga. Quindi aspettiamo che scatti il mese. E ricordiamoci che glielo stiamo togliendo da Trento, ok. Ok, quindi Trento, Norimberga, me dai i soldi, me da le rivalità. Ok, 3 giorni e lo rimandiamo a Trento. In realtà Trento se lo posso vassallizzare, io godo, cacco, questo è un vassallo in più tattico proprio. Quando ho visto Venezia, quello è una fortezza in montagna, di quelle terribili.
Quindi Trento sarebbe da mettergli l'alleanza appena finisce la guerra. Pure perché non credo che entri più in coalizione con 50 d'amicizia. Vediamo un po'. La coalizione è già quasi finita, ecco. Tra l'anno la Savoia non è più un problema, manco il Palatinato, Venezia e basta, sono finiti. Sono finiti perché poi Wittenberg so io. Basta, nessun problema, ecco. Risolto il problema, sì. Già risolto il problema, quindi aspettiamo un attimo. Ho ammazzato pure Mulhouse, visto che ci stiamo, scusami. Che fai? Non sfrutti l'occasione. L'ultima idea dei mercenari. Mercenari manpower più 30% e posso far ballare i mercenari, sì. Posso far ballare i mercenari, quindi oltre al fatto che i mercenari sono forti in culo e hanno 15% di disciplina in più da tutti i bonus, mo facendoli ballare col generale gratis, prendo professionalismo e altri cazzi. Quindi questo balla. Questa senza mercenari, cacco la butto. Cacco la butto questo, c'ha senso. C'ha senso, prendo solo mercenari con i generali. Questo balla, questo balla. Manco dei bagai generali, quindi, nella partita con la Svizzera. Questo lo butto. Fammi vedere dove stanno i mercenari con... No, non la prendo. Prendo queste qua. Prendo queste compagnie della Madonna. Flemish Company con tre cannoni. Costa solo 3,64. E io prendo Flemish Company, sì. Ah, bio. Non è che è bio. Costa 3,64, quanto faccio io 12? Cioè, beh, ma mi sei fatto pure oltre il limite delle truppe con la Flemish Company. E comunque posso prendere le truppe dove voglio io, come mi pare, grazie a un'altra abilità. Quindi io adesso sto sopra di 4. Quindi io qua butto 4 fanti di manpower. E quindi sì, ci siamo. Eccoci qua. Allora, questi vanno l'un lawful territory. Mulhouse. Non posso. Non posso. Un tovo dozzi. Un tovo dozzi. Sono stili, sono stili. Macello, cacco, macello. Mi sa che mi ha ammassato l'amicizia con tutti perché non ho fatto un lawful territory. Macello, cacco, questo qua è per far male la coalizione. Stronzo, maledetto, cacco. Ma se non c'hai 50 da aggressive expansion te puoi inventare quello che te pare, ma la può fa la coalizione. Bastardo imperatore, cacco, devi stare sempre attento. Ecco, vedi? Quindi qui fino a Palatinato, Landshut e Savoia non mi dovrebbero rompere i maroni. A meno che non devo far passare 2 anni per far uscire pure Venezia. Se no c'è Costanza e Memmingen. Ma Costanza e Memmingen ormai sono circondati da Alessio. Questi non si... non gli arreggerà mai di lasciar sta. Il signore del Teutonic Order vuole entrare nel Sacro Romano Impero. Allora gli dico, va bene, entra, però poi dovrai fare delle forti regolazioni. Praticamente non puoi dichiarare guerra a nessuno finché non diventi la Prussia con l'ordine teutonico. Se fai questo evento, se no succede altra roba. Io non posso ancora prenderla questa pace. Lo so che mi aumenta la War Exhaustion con Call for Pizza, ma tanto è basta quello che mi stanno a dare. Devo far passare almeno 2 anni per far uscire almeno Venezia. Purtroppo la Boemia mi ha inculato, cacca. Con un lawful territory mi ha proprio inculato. E io spero che il Baden non ci caschi che glielo dia lui, eh. Mi sa che, avendolo chiesto a me, probabilmente non lo può fare, però... Insomma, non mi fido. Vatta affida dell'IA. Elezione. Che faccio? Mi tengo Leonard Zumbach. Mo comincia a diventare vecchino, eh. Senti, che devo fare qua? Mi sa che devo fare i punti militari. Allora, prendo quello... prendono pure la lealtà, i nobili. Ok, prendo quello militare giusto per rimettermi in paro con i punti militari. Ma in realtà non è che mi servono, visto che le idee militari ho finite. Morale degli eserciti più 5%. È già vecchio un culo, è arrivato proprio vecchissimo, quindi questo non lo rieleggiamo. E ci fermiamo un altro po' di... cosa? Un altro po' di... Allora, Trento intanto ha finito il coso, The Republican Tradition. Senti un po', fammi vedere. Che vuoi te? Allora, Landshut l'anno prossimo non c'è più.
Ulm. Allora, Landshut e Venezia non ci stanno più. Poi so, Ulm, Austria, Costanza e Memmingen. Allora, Ulm m'ha inculato, cacco. Ulm m'ha inculato. Ulm m'ha distrutto. La Francia se vuole pistacco Borgogna, Brabant, Flanders, ma la Borgogna si è alleata dell'Austria. Ma l'Austria non è l'imperatore. Ok, quindi ovviamente non andiamo contro la Francia, che è il nostro unico alleato in questo caos. Questo c'ha generale a 3 stars. Cioè, è una cosa assurda, sta compagnia mercenaria compresa, è una cosa assurda. C'ha pure il generale a 3 stars. Quindi Monaco, fraticelli eretici a Berna. Ok, mo gli andiamo a spiegare come funziona i fraticelli eretici. La Francia sta a girare contro di me, cacco. La Francia sta a girare contro di me. Cacco, che mo me dai province dell'Austria che stanno qua e magari la coalizione. L'IA lo fa, ragazzi. L'IA lo fa. Ne devo via ste province, cacco. Ne devo via, sono una trappola. Non ce devo andare. Queste sono una trappola, sì. La Francia me vuole far perdere. La Francia mi vuole far perdere, voi ci crederete, ma l'IA lo fa, ragazzi. L'IA lo fa. Anche se dovrebbe essere tua alleata, l'IA lo fa. Quanta gente c'ha l'Austria? 26, vabbè dai, stanno impicciati, cioè... Stanno impicciati fracichi. Allora, c'è un Imperial Incident, vabbè, che ancora deve finire. I workshop ce li abbiamo tutti, i marketplace sexy non ci stanno. Dovrei fare regimental camp. Regimental camp, sì. Devo fare regimental camp, sì. A vita macello. Ok, questo con 3 cannon ce va lui avanti. Senti, ma è solo Borgogna e Austria? Ah no, ci stanno. E pure il Palatinato. Questi non ce devono andare a fare sta assedio, però. Perché questi mumi fanno un casino. La Francia maledetta, se mi frega, è un macello. Come faccio a far interrompere questo assedio alla Ferrara? Non lo prendete, non lo prendete, sì. Non lo prendete. Andatevene via, fate un'altra cosa. Ecco, fate un'altra cosa. Bravi, bravi, lasciate sta qua la provincia. Dopo la Francia mi incula, cacco. Perfetto, ho sventato un tentativo della Francia di farmi perdere. Qui si sta accumulando gente, ma non abbastanza. Tra 200 giorni devo fare la tech amministrativa. Ma il colonialismo ancora non è uscito. O sì? No, perché ancora non è 1500. E vabbè, devo via per forza, però. Beh, in realtà no. In realtà no. Che me frega. Per 4 punti. Ah, ma ho culato l'esercito di Manpower. Però sta arrivando la Francia. Mangorotto. Amicizia con Costanza. Ok. Ulm. Ok. Senti, voi? Landshut che a dicembre ci saluta. E ugualmente ce la metto la cosa, perché se la Francia trova il modo di far mettere a bocchetto. Ok, ho vinto contro l'Austria. Ok, Teutonic Horde è venuto. 130 giorni non lo so mica se ce la faccio con... Vabbè, ma comunque non la faccio questa cosa. Ulm, ok. Quindi, senti, Costanza più 100 l'ho fatto. Memmingen non l'ho fatto più 100. Ok, facciamo proprio tutte ste nazioni maledette a pressione. Le faccio tutte col diplomatico proprio potente. No, perché secondo me la Francia è il modo per fregarmi, lo trova.
Se mo occupa lui, alla fine il tranello mo fa lui, eh. Ah, ho preso 25.000 borgognoni. Ho capito che stanno andando qua, scusami, eh. Ok, scappo là. Così mandiamo via il palatinato. ...60 giorni. Quindi in realtà ce la faccio con lo scatto dell'anno. Vabbè, dai, però è troppo, cioè, sta proprio a buttare i punti. Mo che scatta il coso, il colonialismo, sviluppo quei punti amministrativi. Ma una cosa? La posso fare? No, ancora no. Due punti delle Republican Tradition non si buttano comunque con sta cosa, eh. Questi secondo me mo attaccano l'esercito. Il Papa e la Francia. Cominciamo a fare reggimento al camp. Ci vorrà, eh. Ancora non è cascato sto forte che è tipo indistruttibile. È arrivato il colonialismo nelle Asturie, perfetto. Quindi un posto dove si può sviluppare. Nella zona di Milano sicuramente un posto ci sta. Novara, ecco, è lui. C'è sta coso. Aspetta, vediamo se ce n'è ancora meglio. No, è Novara, è Novara. Sarebbe stato ancora meglio Milano. Però Milano già sta a 21. Perché Milano già sta pure Rodolone, che è un altro 10 di sviluppo. Quindi qui facciamo Loga. Ma qui ancora non c'è la cosa. Qui ancora non c'è sta la prosperità. Quindi aspettiamo un attimo che poi mi arriva la prosperità al massimo, eh. Tanto piano piano arriva. La Diplotech tra poco scatta. E vabbè, non si può fare, sto costo non si può fare, ecco, punti buttati. Augsburg massimo, ok. C'ho alta Works Austrian. Senti, mo che è passato l'anno però posso, eh. Ok. Quindi questo mi dà i soldi. Swiss Vassal. Gli annulliamo pure le rivalità. Perfetto. E Wittenberg è un subject. Quindi non mi può fare più il tranello della coalizione. Devo mettere uno su Wittenberg, quindi. Ragazzi, c'ho quasi tutta la Suabia, eh. Mancano veramente solo le città libere fastidiose. Sono tre città libere, quindi qua ci vanno i botti per ammazzarle. La crudeltà dei mercenari vuol dire che mi danno due di professionalismo. Certo, per un po' purtroppo gli pagherò un più di mantenimento, ma chi se ne frega. 5 punti del Papa? Sì. Tanto la riforma riformata ci vuole ancora un po' per farlo uscire. Calvino, insomma. Erstall, finalmente ho preso la forte, andiamo avanti. Mi andiamo a fare un casino a sti 14, pure se stanno in montagna. Ma stai a scappare, sì. Ma t'ho beccato. T'ho beccato 3.000. Ok, quindi questi vanno Unterkantens. Questi vanno qua. E ci fermiamo. Senti, in realtà qualche Carthaus sarebbe male. Però in realtà non c'ho problemi con i capaciti, no? No, no, no. Il palatinato è ancora indistruttibile. Memmingen, ok. Che mi serve metterlo su Wittenberg. E uno ce l'abbiamo. Poi ci sarebbe da mettere un altro sul Baden. E ce l'abbiamo. Niente, questo proprio non si può più. La Francia mi sta a far tranello, zi. La Francia mi sta a far tranello, zi. Tiè. Tiè. Tiè tutto di stronzo. Heidelberg, perfetto. Dammoglielo alla Francina. Dammoglielo alla Francina, sì. Dammoglielo alla Francina, che se mi da qualche provincia di qua roba mi rovina. Ti è todi. Diplotech 14 giorni non conviene, carco. Non conviene. Però posso abbassare la War Exhaustion. Le due botte. Ti è tata di sta roba, sì. Tieni. Fai così.
Mo non so se a velocità instant mi ripassano il controllo e poi mi danno la regione, eh. Perché se no qui sto picciato. 58, qua devo far passare almeno 2-3 anni per farli tornare. Per farli tornare sotto i 50 a sta zona. Se che se mi danno queste due province sono rovinato. Intanto io vado dritto a Vienna, questi impongo fa niente. Patinato non si arrende, per carità, non si arrenderà mai. Proprio fondamentale il Palatinato che rimanga tutto occupato, tranne un forte. Ma c'ho qualche barracks? Spero di no. Che butto tutte, carco. La tanta manpower non la sto usando. Oppure la stabilità. Senti, butto la stabilità perché 10 di Repubblican Tradition non si può fare. Landeshut, ok. Mo Wurzburg ci vuole. Tiè. Qua lascio proprio a pressione il diplomatico qui intorno. Undergarten. Andiamo via sta austriaci. Eccoli. Eccoli, zii. Bass. Bass. Andiamo i mercenari svizzeri. Bass. Ok, quindi 4 province a bomba. Più cattivi di così, se vuoi, mercenari svizzeri, eh. Zurigo, secondo coso dei manpower, attenzione. Cioè, anzi, the Land Force Limit, è tornato il Palatinato qui a riprendersi i suoi territori. Ma i francesi perdono, quindi in realtà non succede niente con i francesi. È morto un advisor, il trader. E ci mettiamo il trader, re di vivo. Ok. Qui stiamo occupando tutta l'Austria, che se riesce ad andarsene prima che prendano quel forte, anzi quel forte non l'hanno più occupato fortunatamente, non mi fanno il tranello i francesi. Ok, i francesi credo che non mo stanno a fare il tranello, quindi la prossima guerra che famo con l'Austria, gli famo il tranello noi all'Austria. E senti, qui io volevo fare su Novara, ma sta arriva questo, 85%, ok, vai vai, manca ancora un pezzetto. L'Austria gli abbiamo fatto un bordello, zii. Abbiamo fatto un casino, carco. Ragazzi, siamo molto più forti di quello che pensavo, comunque. 36. Ho preso pure un po' di soldi, va bene. Ma pure l'Austria se ne dovrebbe andare, eh. Tutta occupata tranne Vienna, e quel forte. Certo, quel forte mo stai a fare tranellone per forza, eh. Mi devo sbrigare a prendere Vienna perché così non c'hanno tempo di prendere quel forte e farmi uno scherzo. Dai. È morto il King. Quindi non lo posso rieleggere, ma tanto è vecchio. Quindi senti, che volevo. Mi sa che voglio il King militare sempre. Ok, quindi i nobili stanno a strillare proprio come matti. Come impazziti, calco, impazziti. Friburgo. Friburgo, un po' dei punti di sviluppo a Friburgo. Portiamo a 11, tanto c'è pure lo sconto e la prosperity. Mi danno i soldi. Con questi soldi andiamo a fare a San Gallen un altro coso. Un altro reggimento al campo. Ragazzi, una partita impossibile che non avete mai visto su questo canale. Vi sto portando, in cui la Svizzera è una potenza unstoppable. Penso che manchi poco pure che diventi una grande potenza. 120 punti. Vabbè, comunque, per stare nell'impero sto bello corazzato, eh. Quindi attenzione, sto bello corazzato. Non potrò mai diventare ducato finché sto nell'impero, ma non me ne frega nulla perché la governi incapaci non può viaggiare così tanto veloce nell'impero. Quindi con questo vi saluto, ragazzi. Abbiamo fatto piangere l'Austria, ma proprio di brutto. Abbiamo fatto piangere tutta la Swabia. Mo tocca trovare modo di fregarsi Città Libere. Asburgo mi sa che è la calamita con cui possiamo attaccare l'Austria prima che finisca la tregua, così fa ma la banca di Vienna. E insomma, qua si sogna, ragazzi. Io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Una campagna che mi sta facendo strillare. E a presto.